affari con l'imprenditore Romeo. Andrea Sato, sentiamo un attimo Gianfranco, sentiamo prima i telespettatori, così ti fai proprio la panoramica generale. Sentiamo Valentina che scrive. Sì, i messaggi che stanno arrivando sono davvero un po' forti. Rosario ci scrive: la vera sconfitta di Napoli e del PD. E ancora Luciana: abbiate il coraggio di dimettervi da consiglieri, il comune di Napoli è fallito. E ancora Franco: per il bene della città di Napoli, la Iervolino dovrebbe dare le dimissioni. E ancora da casa ci scrivono: opposizione inesistente, maggioranza risicata, forse è meglio farsi una risata, altrimenti quando passa la nottata. E ancora: ai consiglieri dell'opposizione, date voi un segnale forte alla città, dimettetevi subito, staccatevi dalla vostra poltrona. E infine Luisa: lasciate che sia il popolo napoletano a decidere se la Iervolino deve restare, siamo stanchi di essere governati da una sinistra che non funziona. Vabbè, facciamo i telespettatori, che la trasmissione è fatta per i telespettatori. Mi concedi una rapida replica? Sì, sì, ad arrivare numerosissimi. Sentiamo un attimo. Da casa, e in particolare ci scrivono: sto seguendo la vostra trasmissione, sono un cittadino che vota e voterò Rifondazione, ma deluso. Poi mi chiedo, ma l'alternativa a destra chi è? E ancora Paolo Russo da San Pietro: vorrei chiedere a questi signori del PD se il mandato che ha avuto il sindaco dagli elettori adesso lo avrebbe. Hanno finito di rovinare Napoli. E ancora, Giuseppe: mi dispiace di essere napoletano, ma orgoglioso di essere sorrentino. E ancora, Serena: la solita ipocrisia del centrodestra. Chi sarà il prossimo Ambrosino? Nessuno vuole andare a casa. E ancora, Bassolino e Iervolino a casa, se hanno ancora un po' di dignità. La sinistra ha fallito, ora basta, voltiamo pagina. E Paolo ci scrive: per il consigliere Fiola, cosa pensa dei socialisti eletti e passati con il PD e che ora vogliono rientrare nel PS? E ancora, seguo la trasmissione da Ferrara, complimenti a Patrone per la qualità dei suoi interventi. E infine, grazie Lucarello e Alessandro e Daniele, dottor Patrone sei un grande personaggio. Ecco, facciamo tutti. Rimboccatevi le maniche, sì, ma per fare le valigie e andare a casa. Sindaco incapace con una maggioranza figlia della stessa, vergogna. Napoli non merita di essere consegnata al centrodestra. Senti del vostro fallimento che annunciate queste previsioni, come vi permettete di mettervi sotto le scarpe la volontà degli elettori, Salvatore? E ancora, la maggioranza e il sindaco devono fare l'unica cosa sensata, lasciare ai cittadini il diritto al voto. Dimettetevi immediatamente. E ancora... anche se la giunta comunale cambierà, la musica non cambierà, Massimo.